Amici dell'Appetito Vien Parlando, eccoci qua pronti per un nuovo appuntamento del nostro programma e apriamo, diciamolo pure in bellezza, con una campionessa della ginnastica, un volto noto per tutti coloro che seguono le vicende sportive non solo della nostra regione ma a livello nazionale. Si tratta di Fabrizia D'Ottavio, pluridecorata protagonista della ginnastica. Ma prima del rituale brindisi io vorrei ricordare l'ubicazione del nostro programma, perché ci troviamo all'interno del ristorante Al Vecchio Teatro sulla passeggiata orientale qui ad Ortona, dove spesso e volentieri torniamo non solo per trovare l'amico Armando ma per assaporare la buona cucina marinara con il pesce fresco del mare Adriatico, ma anche tante altre specialità che contraddistinguono il locale del Vecchio Teatro qui ad Ortona. E allora con Fabrizia D'Ottavio vorrei subito brindare a questo nostro piacevolissimo incontro. Cin cin. Cin cin. La prima volta per lei ospite del nostro programma, sì. Vogliamo ricordare anche a beneficio di coloro che non seguono lo sport, che non sono appassionati di ginnastica, una disciplina affascinante che ti ha visto protagonista indiscussa a livello nazionale ed internazionale. Medaglia d'argento alle Olimpiadi di Atene nel 2004, e campionessa, medaglia d'oro appunto ai campionati del mondo in Azerbaijan, sì. E poi ancora altri titoli, medaglia d'argento ai campionati europei di Mosca, e poi dopo le Olimpiadi di Pechino Fabrizia D'Ottavio ha deciso di lasciare tutto. Innanzitutto, ecco, partiamo dall'ultima decisione, dolorosa perché ancora giovane, poteva ancora dare molto alla ginnastica, però ha deciso di lasciare tutto. Perché? Sì, beh, una scelta che avevo già maturato da tempo. Sicuramente la conclusione delle Olimpiadi non mi è stata d'aiuto, perché come sicuramente tutti hanno visto e tutti sanno, ci sono stati un po' di problemi con la giuria. E una medaglia molto importante ci è stata rubata e sicuramente ci ha fatto molto male, perché era tutto il quadriennio che lavoravamo solo in vista di quello. Però era una decisione che comunque ho preso parecchi mesi prima, perché comunque sentivo di essere arrivata alla fine di un percorso. Sono stata in squadra per 7 anni, 7 anni bellissimi durante i quali ho vinto insieme ad altre ragazze tantissime medaglie e avevo praticamente realizzato tutti i miei sogni. E sentivo però anche la necessità di fare nuove esperienze, di provare nuove cose al di fuori della ginnastica, perché comunque fino a quel momento era stata la mia vita, lo è tuttora, però mi assorbiva anche tanto altro tempo per la vita al di fuori, per le amicizie, per lo studio, e sentivo quindi proprio la necessità di provare altre cose. E sentivo che comunque l'Olimpiade era il modo giusto per concludere una carriera così bella. Comunque c'è un pizzico di rammarico nelle parole di Fabrizia, sì. D'Ottavio, e anche alla luce di quello che ci ha detto non può che essere così. Comunque buon appetito con questi antipasti che gli amici del ristorante Al Vecchio Teatro ci hanno preparato per questo nostro particolare incontro. Sì. Ecco, ripercorrendo le varie fasi della carriera di Fabrizia D'Ottavio, si ritiene completamente soddisfatto o magari c'era qualcosa che avrebbe voluto realizzare? Il mio sogno, alla fine sono stata fortunata e l'ho realizzato, perché credo che il mio sogno, come anche quello di tutti gli atleti, è quello di riuscire a vincere una medaglia alle Olimpiadi, perché comunque la medaglia olimpica ha tutto un altro sapore, un qualcosa che ti rimane davvero a vita. E ad Atene ho avuto la possibilità di realizzare questo sogno e quindi, diciamo, sotto questo punto di vista sono totalmente appagata. È naturale che però l'amaro di Pechino ce l'ho ancora un po' in bocca e non penso che andrà via, perché comunque siamo arrivate lì preparatissime, la gara è andata bene, è stato davvero soltanto un giudizio molto ingiusto da parte della giuria ed è un boccone ancora difficile da mandar giù. Da mandar giù, da digerire. Sì. Ma non ha mai pensato di tornare indietro, di tornare sui suoi passi, Fabrizia D'Ottavio? Una volta l'ho fatto, nel senso che io avevo già lasciato attività dopo i mondiali nel 2005. Però dopo un mese di astinenza, tutta l'astinenza da ginnastica a casa, mi ero accorta che comunque avevo fatto la scelta sbagliata e sono tornata infatti sui miei passi. Ho chiamato la direttrice tecnica, la mia allenatrice, e ho chiesto se comunque erano disposte a richiamarmi in squadra. Fortunatamente c'era ancora un posto libero e quindi a distanza di pochissimi giorni sono partita. E dopo Pechino è naturale che i primi mesi sono stata parecchio male, perché comunque la ginnastica è qualcosa che ti plasma e
dopo un po' che ne stai lontana, sia dagli allenamenti che dalle compagne, da tutto un tipo di vita, stai male, davvero ti manca molto. E quindi la tentazione c'è stata, però meno forte rispetto a quella che ho avuto nel 2005, perché comunque è una scelta che ho fatto con più anni di esperienza sulle spalle, con più consapevolezza, e quindi l'ho passata meglio, e insomma ho resistito a casa, oltretutto ho cercato di tenermi impegnata il più possibile, infatti pensavo di iniziare una vita un pochino più serena a casa, più tranquilla, invece da ora sono davvero più impegnata di prima, però sono contenta perché questi impegni mi hanno dato modo di pensare meno a tutto quello che avevo lasciato, di viverla in maniera più tranquilla sicuramente. In tutta sincerità, seduta comodamente a tavola all'interno di questo bellissimo locale, senti di aver più dato o più ricevuto dalla ginnastica a livello personale? A livello personale mi sento di aver ricevuto molto, sinceramente tantissimo, perché la ginnastica davvero mi ha insegnato tanto. I 7 anni passati al centro tecnico mi hanno cambiato, mi hanno forgiato, e davvero una scuola di vita. Però d'altra parte sono anche consapevole di aver dato molto al movimento della ginnastica, perché purtroppo la ginnastica è uno sport, contribuendo anche a farla conoscere. Sì, soprattutto quello, perché uno sport purtroppo ritenuto minore e quindi non ha molta visibilità, e poche persone la conoscono, invece grazie ai grandi risultati che abbiamo ottenuto con la squadra la situazione è molto migliorata negli ultimi anni. Tanti riconoscimenti, tante premiazioni dal Palazzo di Città, quindi da Palazzo d'Achille, sì, a Chieti, ma anche in provincia, in regione, tanti riconoscimenti, tante targhe per Fabrizia D'Ottavio, che ultimamente è stata anche il sindaco dei Giochi del Mediterraneo. Sì, è stata un'esperienza stupenda che appunto ho fatto subito dopo l'abbandono dell'attività agonistica, ed è stato per me emozionantissimo perché ho rivissuto un pochino tutte le emozioni, tutti gli ambienti tipici di un'Olimpiade a casa e dall'altra parte, perché comunque era la prima volta che al collo mi sono ritrovata un pass anziché con la scritta da atleta, avevo tutt'altra scritta. È stato, diciamo che i primi 10 minuti all'interno del villaggio sono stati un pochino, non dico difficili, però mi sentivo un attimo smarrita, perché comunque ero lì in altre vesti ed era tutto un sistema nuovo che dovevo provare. Poi ho vissuto emozioni stupende, perché la vita a contatto con gli atleti è sempre bellissima. Anche perché la ginnastica è uno sport vero, uno sport lontano anche dai grossi clamori, ma anche dai grossi guadagni. A proposito, non fa rabbia magari vedere e sapere che magari un giocatore anche di calcio, di categorie inferiori, guadagna veramente tanti soldi, e magari una ginnasta, una campionessa del tuo livello, magari costretta a molto meno? Sì, ormai è una cosa alla quale abbiamo fatto un pochino tutti l'abitudine, però quando poi ci si riflette davvero si capisce che la disparità è davvero tanta, e quindi un po' di rabbia c'è, perché si potrebbe fare molto, molto di più per rendere le cose pari, almeno se non pari, comunque un pochino più livellate, perché c'è davvero un dislivello grandissimo. È possibile in questa serie?